Fargo non è un luogo, è uno stato mentale. È una vera storia criminale, dove la realtà è più strana della finzione e i buoni devono affrontare qualcosa di orribile. Queste le parole di Noah Hawley riguardanti la sua sceneggiatura di quella che ai Golden Globe è già stata premiata come la miglior miniserie dell'anno. L'uomo che ha preso sulle spalle l'eredità lasciategli dai fratelli Coen nel 1996, limitando questi ultimi soltanto al ruolo di coproduttori nella Fargo odierna da lui riadattata. Non esattamente una cosa da niente se pensiamo al fatto che nel 97 il film fu candidato a ben 7 premi Oscar, vincendone 2, tra cui anche quello per la miglior sceneggiatura originale. L'altro fu quello di miglior attrice per Frances McDormand e quest'anno, sempre ai Golden Globe, Billy Bob Thornton ha già trionfato come miglior attore protagonista di una miniserie televisiva. Se 19 anni fa ad avere la meglio fu la risoluta poliziotta incinta Marge Gunderson, stavolta è toccata al cinico sicario senza scrupoli Lorne Malvo. Non si tratta di un remake, tantomeno di un sequel. L'amatissima miniserie si intreccia alla black comedy cult del secolo scorso grazie a velate somiglianze e piccole assonanze, con situazioni e personaggi maleficamente speculari quanto perfettamente diverse. Ed è così che Jerry Landegard, l'uomo che inscena il rapimento della moglie per poter incassare parte del riscatto, interpretato da William Hall Macy, diventa Lester Nygaard, uno sfigato cronico che uccide la moglie a martellate al grido di «E se fossi tu quello giusto?» e loro quelli sbagliati, interpretato da Martin Freeman, ossia il Bilbo Baggins di Lo Hobbit. Allo stesso modo, la poliziotta dallo sguardo disincantato Marge Gunderson, interpretato da McDormand, si trasforma nell'agente Molly Solverson e dà il volto di Alison Tolman. Nella miniserie trovano meno spazio i rapitori del film Carl e Geyer, rispettivamente Steve Buscemi e Peter Stormare, riadattati coi nomi di Mr. Numbers e Mr. Branch, interpretati stavolta da Adam Golden e Russell Harbour. La cosa impressionante di tutto questo è che non c'è nessuna connessione effettiva tra quello che successe sul grande schermo e quello che abbiamo da poco visto in TV. I Coen narrano eventi accaduti in Minnesota nel 1987. L'ultima versione tratta vicende avvenute nello stesso stato, ma nel 2006. E a parte Fargo, la città sede dell'organizzazione criminale che fa da sfondo ad entrambe le storie, cambiano anche i paesi complici degli avvenimenti comicamente tragici. Il bianco della neve è sempre presente, con un ruolo ben più importante di quello di semplice scenografia. Si pone in forte contrasto con il noir delle battute e il rosso dello splatter sempre lontano dai limiti dell'esagerazione. Tra una risata e un fiato di sangue c'è anche il tempo di dare il degno collegamento tra le due opere, l'una figlia dell'altra. Ciò accade grazie al personaggio di Stavros Milos, un imprenditore di origine greca imbevuto nella fede cristiana, interpretato da Oliver Platt. Colin Hanks, figlio del più famoso Tom, è invece l'agente inetto Gus Grimley, che con la sua ingenuità e il suo buon senso è l'unico accenno di normalità di tutta la storia. All'inizio di ogni puntata della miniserie, come era già successo per il film, troviamo la sequenza del luogo in cui ci troviamo. Con in sovrimpressione la frase che ci ricorda che gli eventi trattati sono realmente accaduti, i nomi sono stati cambiati su richiesta dei sopravvissuti, ma nel rispetto dei morti tutto è stato narrato fedelmente. E pensare che subito dopo la fine del film si legge che le persone e gli eventi rappresentati in questa produzione sono fittizi. Nessuna somiglianza con persone reali, vive o decedute, è intenzionale o dovrebbe essere desunta. E nonostante i fratelli Coen abbiano tenuto a precisare che le vicende narrate riportano storie di vita reale messe insieme per la creazione del film, hanno giustificato il loro espediente spiegando che, beh, se il pubblico crede che una cosa sia basata su fatti realmente accaduti, si è permesso di fare cose che altrimenti la gente non riuscirebbe ad accettare. In poche parole, è un agguato agli ultimi pochi ottimisti rimasti al mondo. Quel genere di persone che non possono trovare spazio nell'universo che ruota attorno a Fargo. Perché ne hanno viste troppe e non c'è più niente che li sconvolga. Più niente che possa fargli pensare che la gente buona esiste. Più niente che possa non fargli dubitare della buona fede del nuovo vicino che ti dà il benvenuto portandoti la torta di mele. Quel genere di persone che non esistono neanche nel mondo reale. Che si sono estinte senza lasciare traccia. Senza nessun ente ambientalista che abbia lottato per la loro sopravvivenza. A volte penso sarebbe stato meglio nascere Panda. Quello che ne esce fuori è l'ennesimo successone dei fratelli Black Humor più famosi di Hollywood. A metà tra la denuncia, il thriller e la commedia più nera che ci sia. Non mancano metafore magistralmente malcelate riguardanti la società in cui viviamo, la fede in cui crediamo e la condizione umana.
La maggior parte delle volte il personaggio che se ne fa portavoce è quello interpretato da Thornton. È lui a ricordarci che siamo gli stessi gorilla che eravamo un tempo e che non dobbiamo dimenticarcene se non vogliamo essere spazzati via dalle regole. Oppure che è una marea di sangue questa nostra vita, per tutta la merda che ci fanno ingoiare a casa e al lavoro. E non è un caso che sia lo stesso personaggio a personificare il male, l'integrità verso un ideale tanto macabro quanto necessario, quello secondo cui il più debole è destinato a soccombere, quello di un mondo dove ci si fa giustizia da sé, senza bisogno di sentimenti, solo con la consapevolezza che un lupo solitario può sbranare un intero gregge di pecore. Già.